Guardi, abbiamo fatto la verifica al Consiglio dei Ministri, siamo a 18 obiettivi già raggiunti, ce ne sono 12 che arrivano questa settimana e arriveremo a 45 come previsto per giugno. Devo dire che questo territorio, come gli altri, ha saputo già sfruttare alcune delle opportunità. Per quanto mi riguarda, c'è tutta la parte digitale, ci sarà la parte di reti, ma il ministro Messa parlerà della ricerca, parlerà dei centri di innovazione, c'è il discorso sanità molto importante, quindi no, tutto quello che andrà sul territorio con le case della comunità, gli ospedali di comunità. Quindi diciamo ognuno sta cominciando a vedere che il PNRR mette in moto il paese. Sul PNRR il governo è dunque convinto di poter rispettare le tempistiche relative agli adempimenti collegati al piano e richiesti dall'Unione Europea. Era molto attesa e non ha deluso le aspettative la visita a Torino del ministro per l'innovazione Vittorio Colao e della collega dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, giunti nel capoluogo subalpino per spiegare quali e quante risorse del PNRR arriveranno sul territorio. In totale in Piemonte 6-7 miliardi di euro, di cui 4 miliardi e 600 milioni già assegnati, 1 miliardo e 200 milioni per le infrastrutture e la mobilità sostenibile, oltre 230 milioni per il recupero di aree e strutture pubbliche e il miglioramento del tessuto sociale, 520 milioni per un'assistenza sanitaria capillare, quasi 268 per la costruzione di nuove scuole. Beh, sicuramente oggi è un evento molto importante organizzato da Palazzo Chigi, dal governo Draghi. Siamo contenti di avere qua a Torino il ministro Colao e la ministra Messa. Faremo il punto sullo stato d'attuazione del PNRR, che è questo straordinario strumento per la ripartenza economica dell'intera Italia, e ovviamente lo è a maggior ragione per il nostro territorio cittadino e metropolitano. Sono tanti progetti che stiamo sviluppando ormai da tempo, e credo davvero che anche il grande sforzo che è stato messo in campo da parte della macchina amministrativa, che ha prodotto risultati molto importanti, soprattutto per quello che riguarda la qualità progettuale, i tempi in cui questi progetti sono stati presentati, sono il miglior auspicio per far sì che davvero queste risorse europee possano tornare a far decollare l'economia della città metropolitana e in generale del Piemonte e dell'Italia. Io ho voluto con convinzione dare un segnale a tutti quelli che sono i territori della città metropolitana, fondamentalmente introducendo criteri di distribuzione di queste risorse che consentissero a tanti comuni di poter accedervi. Sicuramente questo è anche figlio della logica che io cerco di perseguire, cioè di una città metropolitana autenticamente integrata, perché Torino città riparte solo se riparte l'intera città metropolitana.